Stai così, Venezuela, no? Non mi gira, no? Il mio maestro Guido Calabrese diceva: come studioso, il mio mestiere è guardare nei posti oscuri e cercare di illuminarli meglio che posso con gli strumenti che ho. Posso parlare libero? Assolutamente. Perché io lunedì ho finito la fine pena, poi mi hanno portato qua, mi sono trovato qua. La visione che si chiede di ciò però è sì. We had to face a paradox, because the very few records that we have and reports and documentaries we had on Chie were completely lacking the voice of those who were experiencing personally detention, migrants. You can sympathize as much as you want with them, but it's not their perspective. We bring students in front of the problems of the legal systems. They are doing and experiencing by acting as actors in the field the problematics of the legal systems in which we are living in. The case what we brought to you today, it's about a Nigerian girl, and as you know, we are working with a lawyer. So now she is actually a potential asylum seeker. As I mentioned at the beginning, she already applied for being recognized. In our Western countries, we usually take for granted that everyone has the right to access justice, has the right to a fair legal procedure. We like to see the law from the point of view of those that suffer under it. We want to look at the finance system in the point of view of those that are screwed from it. We want to get out of the dominant rhetoric in order to do critique. We always try at IUC to be very connected with what happens on the ground. Because we want to study capitalism from the bottom up, we are looking at all the bad leftovers of capitalism, and we try to address those problems. And the CIA was the closest and most scandalous one we had around us here. È facile per il capitale fare incursione nei paesi altri, entrare passando le frontiere senza alcun controllo, provocare spesso danni sociali immensi, ma non è per nulla facile per le persone, per coloro che hanno perso la lotteria della nascita, cioè coloro che sono nati in luoghi bisognosi di tutto, poter a loro volta passare le frontiere seguendo quel naturale desiderio di emancipazione che appartiene all'essenza della vita umana. Iniziamo dal titolo, The Tricks and the Queen, in inglese significa qualcosa di non ben definito, una situazione di limbo che è il modo in cui abbiamo voluto, ci siamo immaginati, abbiamo voluto descrivere il CIE di Torino. We thought as a group that we could have the authorization to enter the immigration detention center and talk with the detainees. 388 88 63. We didn't get any response from the very beginning from the institutions. They just ignored us. Why am I here now? Why? I told you the other day I went to Questura in Parma by myself. No police arrested me. I'm here to ask for permission to sojourn because I want to start working, because I have somebody who wanted to give me work, but there is no documents. Mm. And they come and drop me here. Ever since I have been here, why? What am I doing here? How long am I going to stay here? In terms of figures, data and the general pictures, you can't come up with a final consistent description of what's going on without the involvement of local authorities. Ho interpellato personalmente il nostro ufficio centrale di Roma che autorizza l'intervento.
presenti o meno all'esterno, diciamo, della questura. Noi abbiamo tutta una sorta di incontro interne, mi sono fortemente battuta perché questo intervento fosse autorizzato, perché per me è stato un momento di arricchimento importantissimo leggere le cose che io vedo quotidianamente da un altro punto. Surprisingly, only after we have actually published the report and we did published a we were interviewed in the local newspaper, after this local article actually the institutions as such came to us and said yes, let's talk about these issues. Whatever happens behind the closed curtains is likely to be abusive. Personally, I've never been allowed to enter in the CIE, so I don't know how it looks like inside. Una struttura che originariamente aveva 210 posti, quindi ho pensato che 210 posti suddivisa in 6 aree, le chiamiamo così, sono 6 aree tutte uguali, dove c'è uno spazio per le stanze dove dormono i trattenuti e uno spazio mensa dove possono mangiare, giusto per darvi un minimo di... Sì, sì. Mi scusi, posso chiederle solo a cosa sono stati dovuti gli incendi, insomma i danneggiamenti che ci sono stati? Non è che ci incendiano e ci dicono il perché, diciamo che la situazione, se fate una ricerca sui CIE lo sapete com'è la situazione. Missing the cooperation with the authorities has also led us to not understanding in the best ways how actually the CIE was operating in practical terms as well in Turin. Meaning, concretely, how those people working inside the detention center are actually paid, what kind of contracts they have. There is something which we need to investigate better on, because the working conditions for those people and the preparation to confront those situations with these people detained inside are not as sufficiently taken care of as it should be in such circumstances. Aveva una lista delle persone ad oggi detenute nel centro, sì, trattenute nel centro. Ovviamente. L'ho fatto giù anch'io, il dottore io mi ha detto che sei stato un lapsus. No, sì. Perché solitamente parliamo in inglese, quindi è difficile tradurre, sì, il concetto sì, molto sì. Italiano del trattenimento. Sì. Sono trattenuti ospiti, diciamo. Oh, no, per noi sono ospiti, certo. A parte il costante uso di un televisore in ogni modulo abitativo e nelle mense nel corso di quest'anno abbiamo offerto alla libera partecipazione ginnastica su base musicale, partite a pallone, incontro di pet agility con cani di piccola taglia, coltivazione in autonomia di piantini di utilità, basilico, pomodorini e menta, sistemati in vasi nell'interno delle aree, circolazione di libri in diverse lingue, insegnamento della lingua italiana con fornitura di elementari testi, lotteria con premi di vestiario, assistenza religiosa bisettimanale per i cattolici con 2 sacerdoti e 2 suore della pastorale migranti, attività con un giovane regista che insegna posture e gestualità teatrali. Abbiamo giocato anche al lotto e al totocalcio per diverse settimane per conto di particolari ospiti che non volevano abbandonare la ricerca della fortuna. Per avere un completo panorama della gestione, bene significare che il rapporto con i nostri ospiti spesso continua anche con la loro uscita dal centro con telefonate, cartolini e scritte di stima. Le attività che queste persone con permesso religioso fanno all'interno del CIE sono finanziate totalmente autonomamente dall'ufficio pastorale migranti e molte di queste cose che finanziamo dovrebbero invece essere coperte dalla convenzione tra prefettura e Croce Rossa. Quindi ci tenevo a questa importante precisazione, cioè quello che fanno le persone lì dentro, che può essere distribuzione di cibo, di carte telefoniche, lo fanno in totale autonomia con fondi che non sono quelli che prevede la convenzione tra la Croce Rossa e la prefettura. Inviterei a non strumentalizzare quello che fanno gli altri. We had confirmation that the managing of CIE in legal terms from judges is to some extent, I would say, frustrating and not really in line with legal safeguards, both at European and national level. È stata molto recente una visita di OIM, Save the Children e UNHCR nel mese di novembre, sì, se non ricordo male, che sono entrati nelle aree proprio insieme a noi e insieme ai ragazzi, e sono loro ad averci detto con meraviglia, con sorpresa,
e con gradimento, che i nostri ragazzi avevano un rapporto, non diciamo amichevole, ma di confidenza, quasi amichevole con gli ospiti, li conoscevano per nome, entrando nelle aree spesso i trattenuti, pacca sulla spalla, abbraccio, uè come va? The great outcome was relevant with condition of detentions. Basically, people experiencing the disturbing feeling of being stuck inside a camp without any clue on the length of this detention, which makes a great difference between prison detention and CIO 1. And we realized, and people from the camp stressed it a lot, that a migrant inside the CIO is not entitled to have any information on hearings from judges. They're not participating extension hearings, even if we know that we have major ruling from Corte di Cassazione, from High Court, saying that it's a fundamental right of migrants, detainees, migrants, to take part to hearings. So they're not taking part to it. They're not even informed of what happens at the hearing. They're not informed of the outcome. They're not informed of the decision from judge to extend or not to extend to set them free. La situazione dentro le celle non mi è mai andata, e io ho vissuto 6 mesi, come inferno. Come interfono con le forze dell'ordine, picchiano le manganelle con le climugene. Che dentro le CIE lo picchiano, io ho preso le botte. The group was composed of people coming from different countries. Therefore, we had different opinions on migration and on migration policies. Not all of us were activists or wanted to produce something that could have a meaning in terms of activism and of fighting against something you don't agree with. Can I just ask you if you can give me like your phone number or something? So that I can call you later and ask you something, like your situation here. Everything will be completely anonymous, you won't be mentioned. Grazie al nostro compagno, vieni qua. Senza persone qua, merda. Anche quando c'è la finestra, guarda. Guarda, una per fare la doccia, guarda tu, una bottiglia, e boh. Andiamo lì, il nostro specchio preferito per fare la barba. Fare la barba, venite. Non possiamo, e qui il garante sulla privacy è stato, come posso dire, molto fermo nel dire che non possono entrare all'interno dei moduli telefonini con la possibilità di riprendere. Perché se si riprendono gli ospiti tra di loro, mandano le immagini all'estero, questa cosa adesso non ci vuole dirci, questa cosa c'è stata. Siamo stati diffidati pesantemente. Con la polizia alle spalle per dire solo qualche parola. Devo dire alle persone che sono venute qua, magari in buona fede, a parlare delle condizioni delle CIE, che per noi è completamente inaccettabile discutere delle condizioni dentro i centri con quelli che sono i diretti responsabili, gli aguzzini di quello che succede dentro questi centri. Allora, dietro l'esecuzione di ruolo da impiegati, da funzionari, ci sta l'orrore, ci sta questo. Queste sono le persone a cui dobbiamo levare dalle mani i senza documenti, perché sono quelli che li rinchiudono, sono quelli che fanno in modo che quando si ribellano vengono pestati e riportati dentro le gabbie. Fermo lì. Ho detto in apertura del discorso, questa è la fotografia che ha informato questo particolare incontro, che i CIE sono una vergogna e vanno chiusi subito. Detto questo, noi vogliamo fare un'operazione di conoscenza, perché in sede accademica si dialoga con chiunque, per cui non si è in sede accademica, si dialoga con chiunque. Mi scusi, col personale della Croce Rossa non è possibile parlare neanche in separata sede? No. Al di fuori del CIE? Qui è il direttore. Ah, ma le possiamo chiedere? Perfetto.
Le possiamo chiedere di vederci poi un attimo in separata sede? Dovete chiedere alla nostra presidente, la signora Giardino. Io non so, non sono, io sono un impiegato, quindi non sono... Darvi i dati sì, volentierissimo, però incontri no. Il fatto è che avevamo bisogno comunque di fare una serie di domande, richiede tempo, quindi certo, farlo qua. Scuso, ma purtroppo essendo poi sono un impiegato amministrativo, quindi mi spiace. Comunque non viene chiesto niente di... Certo. Di imbarazzo, che la possa mettere in imbarazzo, cioè sono solo giuste informazioni su come si svolge concretamente una giornata di lavoro di una persona. Cioè, quelli, quell'interno ve lo posso dire senza problemi, però è un incontro successivo no, perché mi è stato detto di no, io purtroppo mi devo conformare, essendo dipendente, certo, obbedisco. Certo. Studying law or analyzing law may be incomplete if you don't consider also the way law is applied and the role of those agents who are supposed to apply law at different levels. Law is not like a bunch of rules written in black letters. The law is an institution, is a lively institution. There are people making it alive, and so are the officials of the law. So it is what Hannah Arendt used to say. You know, once you get used to the banality of evil, you kind of operate without seeing it. And the problem is that many times lawyers, just lawyers, as any other people that deal with the state institutions or hierarchical institutions in general, get so used to that that don't get angry and scandalized anymore. And that is part of the problem, maybe the most important part.